Ed è qui con noi il capo tecnico Oriano Ferrari! Campioni mondiali! Campioni mondiali! Campioni mondiali 2000! Campioni mondiali costruttori! Campione mondiali costruttori! E Schumacher, campione mondiale Ferrari! Dopo 21 anni! Dopo 21 anni, guarda! Ed è tornato qui con noi! Era dai tempi di Johnny Schachter che non si vinceva un mondiale! Io mi ricordo che io ero un tabacchino che lavorava lì nel box della Ferrari. Vendevi le sigarette? No, il tabacchino, ragazzo. Vuol dire un tabacchino. Ricordo che ero lì, a un certo punto vedo entrare sto pilotone sudafricano e mi fa... Schachter. Bravo, lui mi fa... Un pacchetto di nazionali? No, il tabacchino è un bambino, non è il tabacchino. Mi fa, sono Schachter, e io, succio, gli altri sei dove sono? Campioni mondiali 2000, campioni mondiali. Guarda, e dopo 21 anni ancora dopo si ripete. Dopo 21 anni è un'emozione, guarda, abbiamo vinto costruttori e piloti, tutto insieme, guarda, abbiamo passato quello che abbiamo passato, però è stata una rievochiamo un po' quest'anno, so che l'anno scorso durante proprio i Gran Premi venivi a raccontarci, ci diamo del tuo, dai Oriano, tanto ma diamoci del tuo. Ma vaffanculo, va. Senti Oriano, e te lo giro anche al tuo capo, a Luca, a tutti quanti, insomma. Anche tu stai bene col passamo e fisto color carne, sei spettacolare. Senti, no, io voglio che tu ci dica uno dei segreti della Ferrari. Perché avete vinto? Un segreto tecnico, un qualcosa che avete in più rispetto alla McLaren. Cos'è? Ce n'è più di uno di segreti. Guarda, i segreti della Ferrari sono almeno tre. Sentiamo. Il castrato, il sangiovese e poi l'allegria. Perché noi facciamo degli scherzi in scuderia. Perché noi facciamo scuderia con gli nostri scherzi. Teniamo sul morale della squadra. La scuderia fa scuderia. Jeu de mots si chiama, gioco di parole. Com'è che? Niente, me lascio. Un jeu de mots, non so, facciamo un esempio. Sì. L'anno scorso, quando siamo stati là in Germania, un gran premio che è stato un gran premio eccezionale, no? Perché abbiamo vinto? Perché là abbiamo fatto, non so se ti ricordi che te l'ho detto, che abbiamo fatto quello scherzo a Schumacher. Ricordiamolo, ricordiamo. Schumacher. Ecco, siccome Schumacher, quando ha finito la gara, lui è andato a sciare. E quando lui va a sciare, c'è sulla Villa Semaritz. Allora cosa abbiamo fatto quella notte? Me lo ricordo benissimo, Siamo andati lì di nascosto dove c'è lo skilift. Abbiamo tolto il motore dello skilift e abbiamo messo su quello della Ferrari 399 DLS. DLS? Dell'anno scorso. Sì, la nuova Ferrari DLS. Lui alla mattina ha voluto fare lo sborone. Ha detto vado io per primo sullo skilift. Stiamo aspettando. Si è messo qui il birocino. Il birocino? Ha detto, lo accendo io lo skilift. Non essere volgare, ti prego. Ha vinto il mondiale, dai. Lui è rimasto lì, Maroni. Ce l'aveva già raccontato. Campioni mondiali, guarda. Poi come è andato a finire? Grande onore a Schumacher, poi devo dire quest'anno anche Barrichello si è inserito molto bene. Ah, guardi, siamo onesti. L'abbiamo messo in riga subito, però mi ricordo quel giorno l'episodio. Mi ricordo che io ero lì a Baronello a mettere a punto una parte essenziale del motore della nuova Ferrari. Guarda, sentiamo. Il barbecue. Per incastrato, immagino. Esatto. Quando a un certo punto sento un meccanico che urla e dice, c'è il Barrichello! Allora io mi giro, a me un tasco la birra e te cosa vuoi? Un chinotto. No, pensavo che era il garzone del Barrichello. Allora lui mi dice, no, guarda che questo qui è Ruben. Allora metti via le robe che non voglio stare io. Che se manca qualcosa, pago io lì. Immagino. L'abbiamo messo subito in riga perché gli abbiamo detto, guarda, siccome Schumacher è prima guida, lui per entrare nei box gli abbiamo dato il telecomando, tu devi scendere e citofonare. Barrichello, difatti è un secondo più, però è andata bene anche a Barrichello. Dai, è andata vinto bene dei anche a Barrichello, è stato bravo, si è comportato bene. Senti, devo dire, avete vinto quello che avete vinto, però qualche momento di difficoltà c'è stata. Qualche momento di difficoltà c'è stata. Per esempio, a Nürburgring che tu citavi. A Nürburgring, mi ricordo ai box. Ho sbagliato io. No! No, mi ricordo la scena ai box quando lì con la benzina, rifornimento, proprio voi, meccanici, qualche c'è problema. C'è stato il ritardo del rifornimento. Mi ricordo che Schumacher era entrato dentro la corsia, era entrato alla corsia dei box per il rifornimento e noi siamo andati lì col pompone. Per sì, non essere volgare. Quello, è quello della benzina. Sì, vabbè, non dirlo. Solo io l'ho detto al pompone. Vabbè, ho capito. Non fare i gesti, abbiamo capito. Il tubone. Allora, vedete lì. Finito di fare il pieno, togliamo il tubone e non va via. Come non va via? Allora vado vicino e dico, guarda che abbiamo finito. Lui mi fa, voglio i bollini. Ma ti andavo i bollini! Ma guarda che no! Ma adesso qua perché lì. Campioni mondiali! Campioni mondiali! Campioni mondiali! Senti! So!
Io una cosa voglio sapere, ma perché non sei... È già da quanto tempo? Da 2 mesi avete vinto sto Gran Premio. Perché non siete venuti subito a festeggiare? Guarda, non so se ti ricordi, l'ultima gara l'abbiamo fatta in Malesia, no? Sì. Ecco, lì siccome siamo stati lì a festeggiare, che c'era anche Don Luigi Maranello che festeggiava... È il nostro parroco spirituale. Don quello, Luigi Maranello. Sì, quello che suona tutte le campane anche quando si vince la Ferrari. Ma siccome... fatelo portare qui un giorno. Ma lo faccio venire, ma lo faccio venire. Non essere volgare. No. Insomma, in Malesia cos'è successo? Lui l'ha detto al pompone. No, è un personaggio di fantasia, non esiste. E siccome ci siamo messi non andrà in onda tutto questo. Ci siamo messi su tutte queste parrucche rosse che ho visto. Beh, in Malesia eravamo ubriachi, ci hanno arrestato come dei viados, che ci hanno preso dei viados. Siamo stati nelle carceri malesi, guarda che le carceri malesi sono una cosa, lì si mangia solo pane, acqua e castrato. Non so. Come le nostre. Comunque, campioni mondiali. 2 mesi a castrato. Torna più da noi. Chi?